secessionisti veneti e friulani, delinea delle sinergie? Delinea la voglia di libertà, di far ripartire il lavoro, le idee non si processano, la Lega da sempre combatte perché siano i territori, i cittadini a scegliere pacificamente, senza violenza, e quindi uno Stato che mette in galera le idee, uno Stato fallito. Noi vogliamo che la gente stia meglio in Friuli, in Veneto, in Lombardia, in tutta Italia, in Sardegna, in Salento, e quindi se l'indipendenza serve a questo, e sono convinto che serve a questo, noi ci siamo. Alzando il tiro? In maniera sempre e comunque pacifica, alzando in tiro contro Bruxelles e contro l'euro, che è una moneta sbagliata, una moneta criminale, quindi noi vogliamo essere indipendenti, autonomi, però con una nostra moneta, senza dipendere da Berlino, da Bruxelles o dalla Merkel. C'è una contraddizione dei termini, andare in Europa ed essere contro l'Europa e contro anche l'euro? No, noi siamo europeisti, amiamo l'Europa che è un bellissimo sogno, l'euro sta massacrando l'Europa, l'euro sta facendo tornare a litigare i popoli, i greci con i tedeschi, gli italiani con i francesi, quindi 10 popoli europei sono in Europa senza euro, noi speriamo di liberare l'Italia da quella che è una moneta sbagliata. Una regione governata dal PD, dalla Serracchiani, valutazione? La Serracchiani l'ho stimata come europarlamentare, mi sembra che come governatrice invece sia molto spesso a Roma e molto poco in Friuli. Quindi il governo Renzi vuole togliere alle regioni poteri, soldi e autonomie, quindi spero che il Friuli si ribelli. Come commenti il piano Renzi sul lavoro presentato a Palazzo Chigi? È zoppo, toglie diritti ai lavoratori, ma maggior flessibilità e minori diritti non portano a più lavoro. Ci ha già provato la Fornero fallendo, stiamo cercando di cancellare la Fornero a furia di firme con il referendum, quindi togliere ai lavoratori e senza dar niente alle aziende non serve a nulla. E ripeto, poi c'è il grande errore di Renzi quando dice: io non tocco i vincoli europei, rispetterò quello che mi dice la Merkel e l'euro non lo metto in discussione, il lavoro non lo fai ripartire. Domani perché il popolo del nord deve venire a Verona? Perché le idee non si processano, per la libertà di pensiero, di parole, che non riguarda solo la Lega, perché arrestare 24 persone alle 5 della mattina per una ruspa finta e perché vogliono la libertà non è un problema della Lega, è un problema di qualunque libero cittadino che si dovrebbe preoccupare di uno Stato ladro, corrotto, che mette in carcere 24 donne e 24 uomini che non hanno torto un capello a nessuno.